Qualche anno fa il confronto tra le performance sociali e ambientali delle organizzazioni non era di fatto possibile. C'erano dei problemi metodologici che anche per le aziende che producevano i bilanci di sostenibilità rendevano impossibile confrontare l'indicatore di un'azienda con quello di un'altra. Grazie all'avanzamento degli standard, delle metodologie, anche all'avvento della DNF, quindi di obblighi che hanno responsabilizzato il board delle grandi organizzazioni, sempre più è possibile effettuare questa comparazione. Questa comparazione apre scenari nuovi, apre la possibilità di utilizzare in modo adeguato le informazioni, permette alle aziende di confrontarsi con i propri settori e quindi capire se si sta performando in linea, meglio o peggio rispetto alla media o alla mediana del proprio settore. Quindi anche dove la tendenza è positiva, magari scoprire che questa tendenza positiva in realtà è meno positiva di quanto si osserva nel settore. Questo apre nuove potenzialità di confronto e offre informazioni ai manager utili per la loro gestione quotidiana. Più riusciamo a confrontare le performance, più avremo la possibilità di gestire in modo efficace e efficiente le risorse e di portare l'azienda verso temi di sostenibilità sempre più integrati nella strategia. Perché questo possa succedere servono tre cose. Avanzamento degli standard, cosa che sta avvenendo anche in modo abbastanza rapido, però di fatto è qualcosa che è in divenire, non è ancora esistente. Dall'altra parte, un tema veramente rilevante è la presenza di database, di punti organizzati dove trovare le informazioni di confronto, cosa che adesso di fatto non è possibile. Le informazioni vengono pubblicate nei bilanci di sostenibilità e non trovano spazio all'interno di database organizzati, quindi diventa difficile avere queste informazioni. La terza cosa è un approccio che definirei ragionevole, focalizzato. Non siamo in un mondo ideale dove l'informazione è disponibile, siamo in un mondo concreto dove l'informazione è cara, costosa, va recuperata, va gestita, va organizzata e nelle organizzazioni di grandi dimensioni è complicato riuscire a gestire molti indicatori. Quindi serve veramente uno sforzo congiunto da parte di manager, aziende, istituzioni per riuscire a identificare alcuni indicatori, non molti, ma rilevanti, che permettono di giudicare la sostenibilità delle aziende. Questo è il tentativo del tavolo di lavoro che avvieremo all'interno del CNEL, a cui parteciperemo molto volentieri come network, come CSR Manager Network, cercando di dar vita a proprio un set di indicatori che permette il confronto tra organizzazioni.